Il 3 giugno prossimo ad Amalfi si svolgerà la 57esima edizione della regata storica delle Repubbliche Marinare. Il Museo della Bussola e del Ducato Marinaro di Amalfi, che già permanentemente conserva ed espone gli abiti storici della regata e i bozzetti dello scenografo Roberto Scelzo, che li disegnò e realizzò insieme con la moglie negli anni 50, in occasione di questo appuntamento storico non poteva non onorare l'evento. Il museo infatti ha arricchito le sue corsie con pannelli che raccontano con minuzia di particolari i cortei storici delle quattro repubbliche marinare. Visitando l'arsenale avrete così modo di conoscere la storia della manifestazione, nata dall'idea di un pisano negli anni 50, anche attraverso un video documentario che racconta non solo la storia dei cortei storici, ma che descrive con attenzione anche il Palio Remiro, raccontandovi le curiosità e le caratteristiche tecniche degli allenamenti preparatori e della finale competizione, nonché il rigido regolamento di gara. In occasione di questo importante appuntamento è possibile ammirare, esposto in posizione di assoluto rilievo, il trofeo che si conquista con la vittoria e che Amalfi ha portato a casa ben 9 volte. Sarà interessante scorrere l'Albo d'Oro che vede Amalfi classificarsi al secondo posto, dopo l'insuperabile equipaggio veneziano. Un'opportunità per prepararsi a questa memorabile manifestazione e non solo, un invito alle scuole per approfondire la storia e le tradizioni del nostro territorio ed infine una maniera per garantire a tutti i turisti che visitano Amalfi durante il corso dell'anno e non solo il 3 giugno la possibilità di conoscere, di apprezzare e vivere questo evento. E questo è il nostro affettuoso tributo e un doveroso in bocca al lupo alla città di Amalfi, in particolar modo all'equipaggio amalfitano, affinché faccia brillare i colori e i simboli della città.